mamma mattina, diceva, lavatevi che se volete a Madonna Carmano. Noi tutti pronti, sì, che volevamo a Madonna Carmano. Ah, mamma cucinava una bella tiesa di pasta con fagioli, pomodoro e soppressati. E pigliamo e partiamo. Avevamo senza tutta penesi e ne spavano pure le spine nei peli. Andavamo belli e ne levavamo i tre la mattina. I sette erano già Madonna Carmano, a peli, una bella flotta. Ti manderanno un 16 di luglio. Allora eravamo una bella comitiva e partivamo. Appena arrivavamo già i sette la mattina, belle fische come i rossi. Prima io mi visitavo la Madonna. Dopo intanto si facevano, ne sentivamo la messa. Arrivava l'ora di mangiare. Ne mangiavamo tutta una cerza, tutti insieme. E mangiavamo una bella antapita restuccia che gli era orano, la restuccia. Mangiavamo, mentre mangiavamo, arrivavano pure i formicoli. Arrivavano i formicoli. E qui scotolavo servietta a destra, e qui scotolavo servietta a sinistra. E intanto mangiavamo. Poi facevano, arrivavano i zampagiuna, gli dicevano, ma un piccirino che vado intorando. Che vuol dire che c'è un setto piccolo. Che c'erano i mosserini piccolini, no? I zampagione chiamavano, che ridono, no? E ci dico io. Questa ci mangiava già bello, fresco, non ce ne tre. Dopo pigliavo, io mi tornavo e sedavo, ma Madonna! Ah, dai, e ora andrò con Gimu, a casa. E tornavo a peli, belli, contenti e felici, a casa. E questi canti facevamo la messa, tutti felici. Tutti l'anno io, Madonna Carmo, tutti l'anno. Era una devozione. Sì, una devozione.